This evening for me is the beginning of a dream coming true. And I repeat, the beginning. Un'expo che veda protagoniste le donne e la sicurezza alimentare come binomio imprescindibile. E questo è il sogno a cui si riferisce il ministro degli esteri Emma Bonino, intervenendo il 13 novembre a Villa Madama, in occasione della prima riunione del board internazionale del Comitato Women in Diplomacy, che ha visto come ospite d'onore Jody Williams, Nobel per la pace nel 97. L'obiettivo è lavorare al progetto Women for Expo, per dare a Expo 2015 una forte connotazione femminile, a partire dall'importante contributo che le donne possono dare nel settore della sicurezza alimentare e al diritto di accesso universale al cibo. In vista dell'importante appuntamento di Milano, i 21 membri del board coadiuveranno il Ministero degli Esteri nella realizzazione di convegni, workshop tematici e di progetti per migliorare la condizione della donna nel mondo. Expo 2015 sarà la finestra che consentirà al mondo di conoscere questo grande paese globale del futuro che è l'Italia di questo secolo. Il tema della sicurezza alimentare, del cibo per il pianeta, è il tema fondamentale per il futuro del nostro tempo. E sono soprattutto sicuro che questo successo sarà dovuto all'impegno di alcune donne che sono qui. Mi piacerebbe che Expo 2015 venisse un po' ricordato come il primo Expo con un'idea di femminile, in modo che magari anche quelli dopo, Dubai per esempio, non si possano più permettere di evitarlo. Forse possiamo anche fare, come dire, un po' scuola da questo punto di vista e cercare di mettere questa presenza che già c'è, un protagonismo femminile che c'è, che non è che ci dobbiamo inventare, lo dobbiamo solo mostrare di più. This very fruitful, very promising combination between women in diplomacy and women in Expo. We in the Ministry of Foreign Affairs are working hard since months or since years for the success of Expo 2015. There is a special connection with the gender policy, with the gender issues that this Expo will contain. Expo Milano 2015, to conclude, will be the first international exhibition where the gender perspective and the role of women will be fundamental. E vediamo di fare in modo che questo progetto sia davvero, come dire, un progetto di eccellenza tra le altre dell'Italia e della cultura italiana.